Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video recensione. Di che libro? Del libro che è uscito l'11 maggio 2021 e che stavo aspettando con trepidazione, con ansia. È un libro che doveva essere in realtà l'ultimo di una saga di 7 libri, ma in realtà si è rivelato essere il penultimo. Sto parlando di La sorella perduta di Lucinda Riley, della saga delle 7 sorelle. Perché questa introduzione? Perché praticamente questi libri, questa saga, parla di un signore chiamato Pasalt che nella sua vita ha adottato 6 ragazze, dandogli a ognuna il nome di una delle stelle delle Pleiadi. Che cosa succede? Che gli ha sempre detto che la settima sorella, quella che sarebbe dovuta chiamarsi Merope, non era mai stata trovata, non era mai riuscita a trovarla. E quindi ogni libro, dal primo al sesto, parla di una delle sorelle. Perché? Perché giustamente, essendo state adottate, ogni libro narra della ricerca di una di queste sorelle della propria famiglia naturale. Perché tutto questo? Perché il padre, Pasalt, muore e lascia a ognuna l'indizio su dove potrebbe trovarsi la propria famiglia naturale. E questi appunto sono i contenuti dei primi 6 libri. Questo, ragazzi, doveva essere il settimo e ultimo, che parlava appunto della sorella perduta Merope. A distanza di qualche settimana o qualche mese, comunque dall'uscita di questo libro, quindi pochissimo tempo fa, la nostra cara autrice se n'è uscita con un video in cui dice: tutta la storia che ho in mente non poteva essere racchiusa all'interno di un unico libro, e quindi, ragazzi, ci sarà un ottavo libro. E quindi la vita di noi poveri lettori che pensavamo con questo libro di arrivare alla fine di questa saga, siamo rimasti un po' tutti fregati, e quindi ci toccherà aspettare fino a, come dice la pagina di questo libro, fino a autunno 2022, per l'ultimo libro che, mannaggia, ho chiuso, si chiamerà Atlas, la storia di Pasalt. Eccolo qua. Vabbè, insomma, è andata un po' così. Quindi, quando mi è arrivato subito questo libro, il giorno stesso dell'uscita, grazie al mitico Amazon, mi sono trovata davanti il libro che io pensavo sarebbe stata la conclusione di tutta la saga, ma invece non lo era. E quindi non so per quale strano motivo mi sono ritrovata a leggerlo con uno spirito un po' strano. Forse perché comunque quando, come tutti sappiamo, quando si decide di prolungare qualcosa, io parlo soprattutto con film e serie TV, però in realtà anche con i libri, quando l'autore decide di mandare avanti la saga, anche se in realtà all'inizio si era pensato di bloccarla, ecco, difficilmente, sappiamo tutti, escono dei capolavori, dei libri che sono all'altezza dei libri precedenti. Quindi non lo so perché avevo paura che questo libro potesse fare un po' la stessa fine degli altri. Quindi probabilmente, appena iniziato a leggere, è stato un po' per quello, avevo l'animo un po' scombussolato e quindi lo leggevo a fatica. Lo leggevo a fatica, devo ammetterlo, mi duole tantissimo ammetterlo, eppure era così. Gli altri 6 libri della scrittrice, come già immaginerete, visto che attendevo con ansia il settimo, mi sono piaciuti tantissimo. Mi piaceva tanto il parallelismo tra la storia presente e la storia passata della famiglia delle varie sorelle. Questo parallelismo l'ho amato in praticamente tutti i libri di Lucinda che ho letto. E anche in questo libro è presente, quindi comunque man mano che andavo avanti, diciamo, mi scioglievo un pochino, com'è che posso dire, mi affezionavo forse un po' anche ai caratteri, come si dice, ai personaggi, caratteri personali, per i principali stavo dicendo, ho cominciato appunto a affezionarmi al libro e quindi ad andare avanti in maniera un po' più veloce. La particolarità di questo libro è che all'interno troviamo praticamente tutte le sorelle insieme, mentre negli altri libri avevamo la singola sorella, poi avevamo degli accenni anche alle altre sorelle, ma il focus era sulla sorella principale e sulla propria famiglia. In questo libro le troviamo tutte, che appunto danno la caccia, tra virgolette, a questa sorella perduta, che però, come dice la trama del libro, non vuole essere ritrovata. E quindi noi ci troviamo un bel interrogativo all'interno del libro e dobbiamo scoprire come mai. Però
Mentre, come vi ho già detto all'inizio facevo fatica ad andare avanti, mentre poi procedevo mi sono completamente affezionata al libro e ai personaggi e quindi sono andata avanti veramente velocissima. Lo stile di Lucinda mi piace tantissimo, è una scrittura molto fluida, molto scorrevole, molto chiara, quindi lo leggi proprio facilmente, ti viene voglia di andare avanti a leggerlo, non fai assolutamente fatica. I personaggi, anche in questo caso, sebbene siano tanti tutti insieme, sono comunque ben delineati e quindi ben caratterizzati. Non si fa confusione tra uno e l'altro. E anche questo, secondo me, è un punto a favore. Che altro dire? Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo sono stati i colpi di scena che ci sono all'interno del libro. Perché? Perché comunque, come anche all'interno degli altri libri di Lucinda, dove c'è sempre il colpo di scena, non sono libri piatti, libri monotoni, sono libri che comunque abbiamo detto che ti tengono sempre sulle spine, in questo caso il punto cruciale è il perché la sorella perduta non vuole farsi ritrovare. E quindi noi all'interno di questo libro cerchiamo di scoprire il perché e poi arriviamo al classico colpo di scena che comunque non ha niente da togliere rispetto agli altri, anzi è bellissimo. A me è piaciuto molto questo libro alla fine, sebbene all'inizio abbia fatto un po' fatica a ingranare, quindi il voto che gli darei è 4 su 5. Ora aspettiamo veramente con ansia l'ultimo libro che dovrebbe spiegare il tutto. Perché dico questo? Perché alla fine di questo libro qua, tu leggi l'ultima pagina e pensi, no, ora devo aspettare veramente fino a autunno 2022 per vedere come va avanti. E quindi diciamo che il suo lavoro l'ha fatto, il lavoro in preparazione a effettivamente l'ultimo libro è stato fatto, direi con successo perché mi è piaciuto davvero molto, non ha nulla da togliere agli altri libri, è veramente un libro che va letto, è un libro che va letto e anzi ti fa venire ancora più voglia di dire meno male che c'è l'ultimo libro perché non voglio che questa storia finisca, ti ritrovi talmente tanto ad affezionarti che vorresti portarti avanti questo personaggio per un sacco di tempo, quindi vorresti che la storia vada avanti. E secondo me anche questa è una caratteristica fondamentale che hanno alcuni autori e altri no. In questo caso Lucinda Riley direi che ce l'ha assolutamente. Ve lo faccio rivedere. Eccolo qui, La sorella perduta. Che altro dire? Direi nulla. Se non avete letto gli altri libri, mi raccomando, iniziateli perché è proprio una bellissima saga. Fate conto che comunque ogni libro parla anche di una città del mondo, un paese, una regione del mondo diversa. Quindi è anche bello leggere le descrizioni, leggere i personaggi che sono veramente diversi l'uno con l'altro. È proprio bellissimo, cioè non sono libri che si leggono proprio così perché devi leggere, sono libri appassionanti che sicuramente ti appassionano, ti fanno venire voglia di andare avanti a leggere gli altri. Io direi che ho parlato a sufficienza, ve lo faccio vedere un'altra volta, eccolo qua. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi a tutti i canali della pagina. Noi ci vediamo con il prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi!